Insieme all'amico Stefano Venturoli abbiamo organizzato per la terza volta questo convegno qui a Bologna. È un convegno congiunto della Società Italiana della Contraccezione e degli esperti di endocrinologia endocrinologica italiana. Ci sono sia informazioni corrette, soprattutto riguardo alla contraccezione. In Italia la contraccezione, perlomeno quella ormonale o quella sicura, viene effettuata a livelli molto bassi, uguale alla maggioranza dei paesi africani o arabi, cioè intorno al 14%. In Europa è intorno al 40-45%. L'unica regione italiana che ha questi dati è la Sardegna. Il sud Italia, la Campania, al 7%, cioè la contraccezione ormonale serve anche come terapia di alcune patologie. Evidentemente i ginecologi del sud non lo usano neanche come terapia. D'altro canto, per esempio, c'è un'alta percentuale di gravidanze nelle adolescenze a Palermo, e questo manca informazione. Una gravidanza in un adolescente un anno fa, adesso non ricordo il numero, ma una sola era sposata, e quindi è solo una piccola parte ha abortito, quindi queste donne gli cambia la vita avere un figlio a 16 anni e quindi c'è una necessità di aumento di informazione. Poi nell'ambito dell'endocrinologia ginecologica io faccio solo un accenno a quello che era la sessione di stamattina, poi Stefano mi parlerà delle altre cose. La sessione di stamattina era dall'adolescenza, ci sono tutti i problemi della fallimento ovarico precoce, più conosciuto come menopausa precoce, cioè donne ragazzine, donne giovani che non gli funziona l'ovaio, a donne senza utero e senza vagina, che Luigi Fedele ci dirà che adesso è possibile dal punto di vista chirurgico sia fare neovagina e ritrovare la sessualità, ma con il trapianto d'utero è possibile anche avere gravidanza. È nato un bambino in Svezia pochi mesi fa. Sia quello che ho parlato io, un problema sociale emergente con l'immigrazione delle mutilazioni genitali femminili nelle donne e nelle adolescenti in particolare. E quindi questo era il programma di stamattina. Oggi pomeriggio si parlerà di fertilità e di altre cose che mi illustrerà Stefano. Sì, è la conseguenza diretta delle sessioni di stamattina. Stamattina si sono poste le basi dell'endocrinologia ginecologica, che comunque è la fonte della funzione riproduttiva. La funzione riproduttiva si altera e ha aspetti patologici che vanno dalla prepubertà alla pubertà, all'adolescenza, all'età fertile vera e propria, e ha delle implicazioni anche nel periodo post fertile, cioè nel periodo menopausale. Quindi il congresso affronterà tutti questi temi. Oggi pomeriggio in particolare ci sarà una sessione dedicata alla terapia della patologia riproduttiva maschile e femminile, perché non dobbiamo dimenticare che la patologia riproduttiva è spesso una patologia di coppia e quindi coinvolge sia il comparto maschile che quello femminile, affrontando le principali tematiche della diagnosi e della terapia, che in questi ultimi periodi, diciamo, trova una sua focalizzazione molto importante sulle problematiche della fecondazione eterologa. Oggi verrà fatto un po' il punto su quella che è la situazione in Italia della fecondazione eterologa, situazione abbastanza critica, perché non c'è ancora una cultura adeguata, perché probabilmente siamo arrivati impreparati a questo importante passaggio che deriva da uno stravolgimento della legge di origine. Quindi si affronterà questo problema, che trova, credo, la sua principale criticità sul problema delle donatrici nella fecondazione eterologa.
E quindi questo è uno dei punti. Poi naturalmente si affronterà anche il discorso della patologia del periodo menopausale, sempre prevalentemente dal punto di vista di endocrino, perché questo è il nostro compito, e il completamento della vita fertile di una donna ovviamente non è la fine di tutto, ma è l'inizio di un altro lunghissimo periodo che dura altrettanto quanto il periodo fertile, quindi le problematiche che oggi che fino a ieri non esistevano, oggi le dobbiamo affrontare, perché la donna in menopausa trascorrerà un lunghissimo periodo di vita, considerando le aspettative di vita che oggi sono attribuite a lei.